Amici e amiche carissimi, una santa serata a tutti, con la benedizione di Dio, bentornati o benvenuti. Abbiamo una nuova puntata del ciclo di catechesi sulla Divina Volontà che si chiama Girare nella Divina Volontà. Faccio subito una piccola premessa, chiaramente utile per chi segue le dirette, un po' meno per chi ascolta le differite, lo sto facendo anche per le altre trasmissioni di questo periodo estivo, per cui ecco, ho già accennato che andranno avanti anche durante il corso, diciamo, dell'estate, diciamo, le nostre conversazioni, evidentemente però a cadenza leggermente rallentata, ecco, quindi non sempre garantita la possibilità, ecco, di poterle fare tutte in tutta la settimana, perché ci sono delle esigenze legate al periodo estivo che sono un po' particolari. Quindi non sono adesso in grado di dire da una settimana all'altra quello che posso e quello che non posso fare, tanto perché così, se si vuole rimanere aggiornati su, diciamo, sugli appuntamenti formativi pubblici, diciamo così, diretti al web, bisogna andare a consultare o la pagina delle attività settimanali che sono sul mio sito web www.leonardomariacompea.it, oppure seguire la mia pagina Facebook, dove vengono quotidianamente dati i resoconti appunto delle dirette quotidiane, però oppure chiedere ai miei collaboratori, sempre attraverso i social, di essere iscritti alla mia pagina, scusate, al mio canale Telegram. Nel canale Telegram lì settimanalmente do proprio, ci sono tutta una serie di comunicazioni legate a più da vicino, insomma, quello che sono le mie attività di sacerdote. Quindi dico questo, insomma, perché anche se diciamo, questa è un'attività, cioè, accessoria del mio ministero, mi sembra, insomma, corretto, ecco, non lasciare, insomma, le persone che sono interessate, diciamo, a caso o in balia, insomma, di tante situazioni. Poi chiaramente con il nuovo anno pastorale a settembre riorganizzeremo un po' tutte le cose, dandogli una maggiore regolarità e stabilità. Bene, detto questo, ci accingiamo adesso a dare un'occhiata al brano di oggi. Riprendiamo appunto il nostro iter nei giri della Divina Volontà, e siamo arrivati al volume sedicesimo, 1 agosto 1923, lo leggiamo come sempre e poi cercheremo di commentarlo un pochino insieme. Mi sentivo molto afflitta perché quest'oggi il mio sole, Gesù, non è spuntato alla povera anima mia. Oh Dio, che pena passare un giorno senza sole, sempre notte. Ora, mentre mi sentivo trafitta nell'anima, ho avuto il bene di guardare il cielo stellato e tra me dicevo: come più nulla si ricorda il mio dolce Gesù, io non so come la bontà del suo cuore può tollerare a non far sorgere il sole della sua amabile presenza, mentre mi diceva che non avrebbe potuto stare senza venire alla sua piccola figlia, perché i piccoli non possono stare a lungo senza il padre, sono tanti i loro bisogni. Il padre è costretto a stare con loro per sorvegliarli, custodirli e nutrirli. Ahi, non si ricorda quando, trasportandomi fuori di me stessa e portandomi fin sotto la volta dei cieli, in mezzo alle sfere celesti, e passeggiando insieme con lui, io imprimevo il mio ti amo in ogni stella, in ogni sfera. Ah, mi pare di vederlo in ogni stella il mio ti amo. Ah, mi pare che quello scintillio di luce che si forma intorno alle stelle risuonano tra loro il mio ti amo Gesù. Eppure lui non l'ascolta, non viene, non fa spuntare il suo sole, che glissando tutte le stelle col mio ti amo ne formi uno solo col suo. Ed elevandomi di nuovo in mezzo alle sfere celesti, imprimo un nuovo ti amo Gesù. Deo stelle, gridate forte, fate risuonare il mio ti amo, onde Gesù colpito venga alla sua piccola figlia, alla piccola esiliata. O Gesù, vieni, dammi la mano, fammi entrare nel tuo santo volere, affinché riempia tutta l'atmosfera, l'azzurro cielo, la luce del sole, l'aria, il mare, tutto, tutto.
del mio ti amo, dei miei baci, affinché dovunque tu sia, se guardi, guardi il mio ti amo e i miei baci, se senti, senta il mio ti amo e lo scocco dei miei baci, se parli e respiri, respiri i miei ti amo e i miei baci angosciosi, se operi nelle tue mani scorrono i miei ti amo, se cammini calpesti il mio ti amo e lo scroscio dei miei baci sotto i tuoi passi. Il mio ti amo sia la catena che tiri, che ti tiri a me, e i miei baci siano calamita potente che o vuoi o non vuoi ti forzino a visitare colei che non può vivere senza di te. Ma chi può dire tutti i miei spropositi? Ecco, prima di ascoltare la risposta di Gesù, facciamo un attimo una piccola pausa. Questo è molto frequente negli scritti di Guisa, questo suo modo, diciamo così, di procedere, di esternare anche il suo immenso amore nei confronti di Gesù. Io penso che sia uno spettacolo altamente edificante. Speriamo che ci susciti quella che si chiama la santa invidia, che non è niente di quella cosa brutta che è il vizio capitale, ma è quel sano e santo desiderio di poter emulare, di poter vivere a nostra volta qualcosa di simile, cioè veramente edificante vedere un'anima che ama così tanto Gesù e che, esternando in questo modo ardente, ecco, più che fervoroso, il suo amore, certamente dà una gioia grandissima, una consolazione grandissima a Gesù, un ricambio grandissimo di quell'amore che Gesù vuole, perché tutta la quintessenza della nostra vita cristiana si gioca intorno all'amore sincero a Gesù. E per chi poi, e lo auguro a tutti, è devoto alla Madonna, simile discorso vale per il proprio personale rapporto con Maria Santissima. Certo, l'invidia, detto fra me e voi, tocca dei vertici un po' superiori, quindi sempre in senso buono, quindi in senso buono significa che ci rallegriamo che questa creatura ha vissuto queste cose bellissime, e vaneggiando, ecco, in qualche follia, perché almeno per quanto mi riguarda si tratta solo di vaneggiamenti folli, possiamo immaginarci, possiamo, non so, un giorno sognare, certamente quando staremo in paradiso, ecco, di vedere dal vivo questa scena, questa donna scrive portandomi fuori di me stessa, portandomi fin sotto la volta dei cieli, in mezzo alle sfere celesti, passeggiando insieme con lui, con la L maiuscola, Gesù. Imprimevo il mio ti amo in ogni stella, in ogni sfera, famose sfere celesti di cui parla, diciamo così, come si chiama, l'astronomia classica, no? L'astronomia tolemaico-aristotelica, con un paradiso diviso in sfere, no? Insomma, è uno spettacolo abbastanza, cioè, questa ci andava sul serio, cioè, mi si perdoni, insomma, l'espressione che mi è scappata, insomma, noi tutte quante queste cose le viviamo nella fede. Se io metto un ti amo sulle stelle, se ce l'ho messo, ma mica lo vedo, lei lo vedeva il suo ti amo, impresso nelle stelle, imprimevo il mio ti amo in ogni stella, mi pare di vederlo in ogni stella il mio ti amo. Quindi allora, certamente queste cose, prendiamo il positivo, insomma, no? Il positivo è, a mio avviso, una sollecitazione, ecco, a cambiare marcia. E dice, ma io non sento di amare Gesù. Allora, questo, il discorso di Gesù è come il discorso sulla Divina Volontà. Tu non puoi amare Gesù se non cominci un pochino a conoscerlo. E come lo conosci Gesù? Allora, ci sono vari modi per conoscere, prova un attimo a chiederlo, a chiederti, lo conosci Gesù? Se no, lo voglio conoscere un po' meglio, come faccio? Non è che Gesù è
un essere umano, insomma, che ti fai dare il cellulare, lo chiami e lo inviti a prendere un caffè con te, magari, insomma. Non funziona così. Allora, noi dobbiamo conoscere Gesù anzitutto. Gesù lo conosciamo dove? Anzitutto lo conosciamo nella Chiesa e lo conosciamo attraverso ciò che la Chiesa ci trasmette di lui, perché è la Chiesa che ci dona Gesù. La prima cosa da conoscere è la sua parola. Gustare, interiorizzare, ruminare il Vangelo, no? Certi passi del Vangelo andrebbero proprio imparati a memoria, ma non tanto imparare a memoria come quando eravamo bambini, no? Che ti siedi sulla scrivania e impari la poesia. Sapete quant'è una bella, quanto è bella la memorizzazione, no? È lo studio innamorato, diciamo così. È che tu a forza di leggere il Vangelo, leggerlo, se c'hai una discreta memoria, tu impari a memoria. Frasi tipiche di Gesù nel Vangelo, no? Passi tipici del Vangelo. Io quando è uscita la nuova traduzione della CEI, che saluto sempre, come dire, sono sempre tutte le benvenute, no? Mi sono un pochino rattristato perché dico, boh, mi cambio qualche piccola parolina e qualche passo che ho memorizzato, nella nuova versione è un po' differente, quindi magari non lo posso ufficialmente citare a memoria perché vado a... è leggermente diversa la traduzione, no? Per dire, no? Questo è bellissimo, questo qui. Perché la parola di Gesù è la prima fonte dell'amore. Poi la contemplazione della sua vita. E questo, per esempio, io suggerisco sempre di pregare con calma le ore della passione. E poi andare a cercare dappertutto, chiunque ci parli di lui, insomma, no? Cioè, io conosco, insomma, quando si desidera conoscere qualcuno, si comincia a girare sto mondo e quell'altro, se si è disposti a fare qualunque cosa, si leggono gli scritti dei santi, i libri dei santi, cioè quelli che l'hanno conosciuto, perché certamente Gesù non è alla nostra portata e dobbiamo cercare chi ci aiuti anche a conoscerlo e lo faccia anche con una certa autorevolezza, no? Quindi attendibilità, ecco, perché molti dicono di conoscere Gesù, ma poi bisogna vedere se lo conoscono realmente, no? Questa è la seconda cosa. Poi c'è un'altra, il contatto sacramentale con Gesù, che è un contatto mediato, certamente, ma è un contatto fondamentale. Gesù abita nel nostro cuore attraverso la grazia. Quindi la confessione vissuta bene, fatta bene, l'Eucaristia vissuta bene, altro momento fondamentale, l'adorazione. Imparare a sostare davanti al tabernacolo, a spendere, trascorrere, che sono le ore più sante, non le ore perse, tempo prolungato anche, davanti all'Eucaristia. E lì, che faccio davanti all'Eucaristia? Davanti all'Eucaristia con Gesù ci parlo di tutto, ci parlo, ma al tempo stesso io lì davanti sono misteriosamente esposto ai raggi del suo amore, che piano piano, non dall'oggi al domani, ma bisogna provare per credere. Imparare a vivere soprattutto davanti all'Eucaristia, ma anche se non si ha la possibilità in privato, come diceva Gesù nel Vangelo, chiudendo la stanza, dei momenti di preghiera profonda. E poi abbiamo anche l'altro grande sistema, che è compiere gli atti nella divina volontà. Questo è un sistema per gli addetti ai lavori, diciamo così, di coloro, insomma, che amano ciò che Gesù ha rivelato sulla sua santa e divina volontà, no? È sempre dalla conoscenza che nasce l'amore. Quindi stare tranquilli che se noi Gesù non lo amiamo abbastanza, o non lo amiamo molto, non lo amiamo abbastanza, è perché non lo conosciamo. Cioè, Gesù è l'amore stesso, è impossibile non amare Gesù. Così come è impossibile per chi la conosce non amare la Madonna. Proprio impossibile. Se non la ami o se non lo ami, vuol dire che non lo conosci.
E se non lo conosci non è perché lui non si vuole far conoscere, ma perché tu non lo cerchi adeguatamente. Ecco, quindi questo... Perché se poi parte l'amore, se parte l'amore parte qualunque cosa. Cioè, quindi mettere in pratica il Vangelo, l'esercizio delle virtù, la lotta contro il peccato, l'eroismo, la santità delle santità, la vita nella divina volontà, è l'ultimo, come dire, è l'ultimo atto, perché io non le farò mai queste cose se non avrò un grandissimo amore a Gesù. Perché è l'amore che ti può fare qualunque cosa, anche se ci sta da soffrire, da sacrificarsi, da fare una rinuncia, insomma, no? Se tu sei innamorato veramente, qui ripeto, chi è stato veramente, seriamente innamorato da un punto di vista umano, innamorato, capisce, no? L'amore ti porta a fare qualunque cosa. Quando l'amore non c'è, anche una stupidaggine diventa pesante, no? Guardiamo per esempio la storia degli amori umani, delle coppie umane. Quando l'amore è vivo, gareggiano nel darsi dimostrazioni a vicenda, gareggiano nel mettere la vita a disposizione l'uno dell'altro. E quando l'amore è spento, tutto è pesante, d'accordo? Anche la più piccola cosa, insomma. È triste vedere una famiglia in crisi, no? Ecco, perché pure metto un piatto a tavola, ecco, pesa, d'accordo? Perché se dovessi metterlo per me, peserebbe poco, lo devo mettere anche per lui, pesa una tonnellata, no? Perché si è spento l'amore. Perché se l'amassi, non solo gli metteresti il piatto, ma gli faresti anche la cosa più buona, quella che gli piace di più. Quando stai a cucinare, parliamo adesso delle nostre care sante spose, la prima cosa che ti viene in mente è cosa piace di più a lui, non cosa piace di più a me. Perché sono più contento che mangio qualcosa di buono lui che non che la mangio io. Questo è l'amore. Cioè, l'amore non è una cosa molto molto difficile da capire quando la si vive. Quando l'amore si capisce poco, è perché si vive poco. Ma quando l'amore si vive, c'era una canzone, chi era? De Gregori, mi sa. Non c'è niente da capire, perché si vive. Va bene, a questo punto vediamo che risposta che dà Gesù a tutta quanta questa carica di amore, questi ti amo, li rimette dappertutto, se guardi, dovunque guardi, se parli, se respiri, se cammini, qualunque cosa. Ecco. Lui se lo circonda perché desidera che l'amore torni. Ecco. Certo che, l'ho detto tante volte, possiamo... immaginarci poco, però immaginiamo, insomma, se uno fosse stato con Gesù, tutti i santi dicono che è un'esperienza meravigliosa, insomma, che il paradiso sulla terra, se poi lui si ritira un po' e si allontana un po', certamente non è una bella esperienza, cioè, è una diversamente bella esperienza, ma sicuramente è qualcosa di molto doloroso, no? Bene, la seconda parte. Ora, mentre ciò pensavo, il mio adorabile Gesù, tutto bontà, è venuto e mostrandomi il suo cuore aperto mi ha detto: figlia mia, poggia il tuo capo sul mio cuore e riposati, perché sei molto stanca, e poi gireremo insieme per farti vedere il mio ti amo sparso su tutto il creato per te. Onde io mi sono abbracciata a lui e appoggiavo il mio capo sul suo cuore per riposarmi, perché ne sentivo estremo bisogno. Onde dopo, trovandomi fuori di me stessa, ma sempre stretta al suo cuore, ha soggiunto: figlia mia, tu che sei la figlia primogenita della mia suprema volontà, voglio che conosca come tutta la creazione, sulle ali del mio volere eterno, porta il mio ti amo alle creature. E le creature, sulle stesse ali della mia volontà, facendola loro,
dovrebbero darmi il ricambio del loro ti amo. E qui comincia come al solito, guarda l'azzurro cielo, non c'è punto di esso dove non ci sia suggellato un mio ti amo verso la creatura. Oh, io adesso mentre ascoltiamo queste cose, se mi posso permettere, ora che stiamo andando vivendo il tempo di estate, per certi aspetti il tempo di estate con i suoi colori, con le sue lunghe giornate, con tutto ciò con cui ci può mettere in contatto, proviamo a vivere una grande estate, d'accordo? Perché chi va al mare o ai monti, chi ha un periodo di ferie, può avere un'estate super, d'accordo? Meravigliosa. Vai al mare, vai a fare una passeggiata in montagna, alzi gli occhi e vedi il cielo. Io penso che sia anche molto importante per noi, riscoprire anche la bellezza di questo contatto bello col creato. Quindi non limitarci, come dire, a godere di tutte quante queste cose belle che il Signore ha messo a nostra disposizione, prendendole così, nel loro essere delle semplici cose, e stop, senza vedere oltre la bellezza della cosa. Nel cielo, dice, non c'è punto in esso dove non è suggellato un mio ti amo verso la creatura. Ogni stella, ci arrivo tra poco la notte di San Lorenzo, no? Ma anche adesso, insomma, nelle calde notti d'estate, specialmente quando non ci sono nubi né foschie, se si alzano gli occhi si vedono tante stelle. Lo scintillio che le forma la corona sono tempestati dei miei ti amo. Non è tempo perso se mi affaccio un attimo fuori, ecco, magari in città è un po' più difficile, ecco, quando si sta in qualche bel paesello come questo, insomma, te ne esci un attimo, vai un attimo un po' fuori paese, tutto buio, alzi gli occhi e vedi, no? Non è tempo perso. Dai un attimo a quelle stelle, ti prendi in quei ti amo di Gesù, anche semplicemente con uno sguardo contemplativo. E li ricambi. Il raggio del sole. Quante persone adesso vanno al mare a prendere il sole? D'accordo? Come si allunga verso la terra per portare la luce, ogni goccia di luce porta il mio ti amo. Il sole che tocca con i suoi raggi le pelli, ecco, di chi sta al mare e poi fa uscire, come si chiama, la melatonina, adesso non mi ricordo, insomma, quella particolare sostanza che poi produce la tanto agognata abbronzatura, no? Vedete come cambiano i tempi storici, adesso l'abbronzatura è oggetto del desiderio perché è considerata cosa bella e interessante, un tempo era il contrario, insomma, no? L'abbronzatura era considerata cosa da mezzi cafoni, insomma, quindi le persone un po' sciccose, diciamo così, stavano ben attente a rimanere bianche, no? Come cambiano i tempi. Comunque, il sole che t'accarezza è una carezza che ti porta il sole. È un ti amo. Quindi quando stai anche godendo della carezza del sole, pensaci. Ogni goccia di luce, per esempio la luce che c'è l'estate, la luce che c'è l'estate è qualcosa di impressionante, fa un po' caldo, certamente, va bene, ma quando sentiamo troppo caldo noi dobbiamo subito pensare che quello è il prezzo dei nostri peccati, perché il sole non ci darebbe così fastidio se fossimo rimasti nella divina volontà come il nostro santo padre Adamo. Quindi se sentiamo caldo cominciamo subito a pensare, guarda un po' i miei peccati come hanno purtroppo fatto diventare pure una cosa bella come il sole, fonte di fastidio. Ecco. Pensiamoci anche a questo qui, che ci fa molto molto bene, no? Però la luce del sole è veramente
straordinarie, bellissime. La luce particolare dell'estate, no? Se la luce invade la terra, l'uomo la guarda, gli cammina sopra, e quindi il mio richiamo giunge negli occhi, nella bocca, nelle mani e si estende sotto i piedi. Ci abbiamo mai pensato ultimamente a queste cose? La vita non è la divina volontà, è una cosa molto bella. E io vorrei tanto sentire anche qualche esperto, perché non so se mi sbaglio, insomma, se è una cosa mia personale, no? Ecco, però io credo che già l'interiorizzare, come dire, un certo, io per farmi capire lo chiamo spirito contemplativo, no? Quindi questa percezione che anche se tu, come dire, non fai esplicitamente un giro, quindi non esterni, diciamo così, anche soltanto mentalmente elaborando, Gesù, ricevo il tuo ti amo attraverso la luce del sole, e ti ringrazio, ti lodo, ti amo, ti benedico, ti ricambio per me e per tutti. No, questo ormai penso che abbiamo capito che più o meno un giretto si fa così. Quindi, ma anche quando non parte, diciamo così, questo processo anche verbale, diciamo così, esplicito, cioè io posso anche fare un giro, alzo gli occhi verso il cielo e in un attimo dentro la mia mente ricompaiono tutte queste cose, quindi prendo al volo il ti amo di Gesù e lo ricambio, no? Senza dire niente, ma quel movimento del cuore, capite? Perché Dio vede tutto dentro di noi, d'accordo? Cioè Dio lo sa se alzando l'occhio al cielo e guardando il sole tu hai un moto di ricambio, di amore verso di lui, amore grande, d'accordo? E di godimento di quella cosa, appunto, come una creatura che lui ha fatto per te e per amore verso di te. Questo è molto difficile da spiegarlo, però insomma, cioè a volte due innamorati, cioè tu, quando due sono innamorati, si possono dire ti amo, ma ti amo se lo possono dire con una carezza, con un bacetto, con un bacio, con uno sguardo, con un gesto. Ma con Dio pure funziona così, anzi funziona meglio, perché Dio capisce molto meglio della, cioè, capite? Cioè, se io ho un innamorato umano o un'innamorata umana e penso ti amo, quella, se non lo dico a voce, non lo sa che lo penso. Ecco. Certo, se gli dico ti amo con gli occhi, forse lo capisce. Invece se a Dio gli dico ti amo col pensiero, lo vede molto bene, lo sente molto bene, non c'è niente che Dio non sa di noi. Davanti a Dio, lui è il garante della privacy assoluto, guardate che se c'è un garante della privacy proprio scrupolosissimo è il nostro Signore, d'accordo? Guai a chi tocca la privacy, e guardate che è peccato, peccato, non soltanto invadere la privacy a livello legale, ma anche avere quelle modalità, diciamo così, ne ho parlato in qualche catechesi, no? Irriguardose, irrispettose, cioè entrare dentro la vita delle persone, fare domande dirette, insomma, impicciarsi dei fatti degli altri. Non c'è niente di divino, è proprio zero. Non è una cosa fatta bene. Ma Dio sa tutto di noi, però. La nostra brava si la difende davanti a tutti, ma lui non può non sapere tutto di noi. Quindi per certi aspetti è molto molto facile relazionarsi con lui, d'accordo? Non mi devo stare a preoccupare, dice, ma fammi fare il giro, perché mo se no chi lo sa se il nostro Signore sa se l'ho fatto. Capite, no? Ecco perché a me gira un po' questa idea, no? Che, come dire, una sorta di contemplazione un po' differente da quella classica, no? Perché qui si impara a essere un po' anche contemplativi in senso buono, cioè tante volte l'ho detto, no?
Stai facendo un'attività sportiva. Un attimo, il pensiero, cioè, guardate che i nostri arti sono uno spettacolo unico al mondo. Io ultimamente ho avuto qualche piccolo problema, un'articolazione, non dico quale, no? Quindi dovendo fare tanto una serie di movimenti per capire anche il tipo di patologie, i dolori, eccetera, eccetera, anche per cominciare a fare un pochino di risistemazione. E poi mi hanno pure spiegato esattamente cosa era successo, quindi qual era il. Quindi. Io sentivo queste cose, vedevo queste cose, dico, ma che te sei inventato? Guarda che il nostro Signore se ne è inventato veramente tutti i colori, eh. Cioè, soltanto un movimento rotatorio di un arto, di un arto, uno spettacolo. Noi non ci pensiamo a queste cose qui. Ma ci dobbiamo pensare, perché questo è vivere nella divina volontà. Cioè, un arto che ti si muove. È un prodigio, abbiamo sentito nel canto di introduzione, è un prodigio dei prodigi. È una cosa bella. E pensate a tutte le altre cose belle che noi possiamo vivere, no? Anche molto, molto, anche molto, molto comuni, molto, molto feriali. È tutto trasformare, è tutto quanto santificato. Ed è molto più, cioè, Dio questo qui lo vuole, cioè. Ho sentito dire da qualche autore più autorevole di me, no? Che nella divina volontà, come dire, c'è anche un pochino, c'è un po' una correzione parziale, evidentemente, no? Di tiro anche dinanzi all'ascetica classica, mi spiego. Digiuni, penitenze, le mortificazioni si facevano prima e si fanno anche nella divina volontà, anzi, valgono enormemente di più, perché se faccio un gesto di penitenza fuso con la divina volontà, quindi che ci abbia un valore eterno immenso e infinito, immaginiamo che cosa possa essere, no? Però oltre a questo c'è anche qualcos'altro, che quando gioco Dio gioca con me. Quindi se io santifico il gioco, se io nell'atto stesso del giocare e del vivere un momento di distensione evidentemente sana, come un ti amo, cioè un momento in cui Dio mi guarda, è contento che in quel momento mi sto distendendo, mi sto rallegrando e vuole che io pensi a Lui e lo ringrazi e ci metta il mio ti amo, cioè, capito? Non è che dico sì, adesso sto giocando, lasciamo perdere, no? Cioè, invece, come dire, Dio è coinvolto con me quando sto pregando, quando sto facendo un sacrificio, ma no, adesso che sto giocando, no, insomma, no, o che sto facendo uno sport, adesso no. Eh no, adesso sì! Adesso sì e come? Quindi non dobbiamo avere paura di queste cose, no? E ricorderemo San Giovanni Paolo II, insomma, era un grande sportivo, sciatore, canoista, nuotatore. Non so se dire una cosa, forse è meglio di no, che dopo si scandalizza qualcuno. Vi racconto un aneddoto, ecco, questo però mi è successo, insomma. Spero che non si scandalizzi nessuno, meno che mai le persone che vivono nella divina volontà, no? Era da poco morto San Giovanni Paolo II, voi sapete che è morto San Giovanni Paolo II, fenomeni a mio avviso un pochino eccessivi, non perché non creda nella santità di San Giovanni Paolo II, ma perché il troppo stroppia sempre, vi ricordate, lo santo subito, eccetera, eccetera. Mi fermo, io ero prete da pochissimo, Giovanni Paolo II è morto nel 2005, ero prete da un anno, ero un giovanissimo viceparroco. Mi ferma uno e mi fa: scusi padre, dovrei fare una domanda. Dico, dimmi. Dice: oi, Giovanni Paolo II, certo, io sono convinto, è un grande santo, eccetera, eccetera, però ieri ho saputo una cosa, mi è croscato, mi è crollato il mondo addosso. Dico, che è successo? Dice, no, perché. Dice che San Giovanni Paolo II andava in piscina. Dico, e beh? No, no, ma dice che c'è stata pure una piscina in Vaticano, andava in piscina pure quando era Papa. Dico, e beh? No, 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 se vuoi andare in piscina. Dico, allora, io non conoscevo niente di queste cose, insomma, no? Allora, immaginando un po', dico, ma
Soporaccio, tipo, dico, no, io non so nemmeno se è vero o se non è vera questa informazione, no? Cioè, ah, dico, soporaccio, cioè, un papa, poverino, sta, non ci pensiamo mai, quello sta carcerato, cioè, un papa non campa più, non campa, perché immaginate, cioè, che fa? Non è che il papa si va a mettere i pantaloncini e può andarsi a farsi la corsa, a fare un pochino di footing per strada, immaginate, no? Cioè, quel poveraggio un po' fa niente, non può fare. Cioè, se ci fosse veramente, spero che ci sia, insomma, il Vaticano ha una piscina che è un poraccio che sta, cioè, quello è comunque un uomo, c'ha un attimo bisogno di farsi una nuotata, appunto, di prendersi un bel ti amo di Dio, di muoversi un attimo. E che è? Cioè, nella mentalità, ho raccontato questo episodio, perché nella mentalità comune, non troppo spero, no? Questo sicuramente è una persona che è un po' particolare, no? Però ci può essere una mentalità, diciamo, che c'ha l'idea un pochino del santo come da nicchietta stereotipata, sempre con le mani giunte e con le ginocchia piegate, no? Per carità, i santi ci stanno con le mani giunte e con le ginocchia piegate, capite bene quello che sto dicendo, ma non è che se tu ti fai una nuotata in piscina non sei santo più e sei un mondano, sei un pagano peccatore. Mi seguite, no? Ecco. Nella divina volontà non soltanto che cadono queste, diciamo, queste cose, ma nuotare è un atto divino, è un po' un momento dove io esco dalla piscina non soltanto tonificato nel corpo, ma santificato nello spirito, perché ogni bracciata, ogni cosa, se vivo tutto questo con quello spirito contemplativo di cui stavo dicendo, insomma, no? Mettendo un basta che dico, io metto un ti amo in ogni molecola di acqua che tocca la mia pelle, o avrò detto qualche trilione di triliardi di ti amo al Padre Eterno semplicemente facendo una bracciata di nuoto, capiamo, no? Cioè, io, ecco, spero che queste cose passino, il senso di questo ciclo di catechesi è questo, ecco, il fatto che queste cose, questi discorsi ce li stiamo facendo. Questo ciclo è cominciato a ridosso dell'estate, forse, ecco, per chi ascolterà qualcosa è un'occasione per passare una grande estate, d'accordo? Alla faccia anche di tutte quante le disgrazie, insomma, di quest'anno da cui non siamo ancora perfettamente usciti, no? Ahimè. Se il mormorio del mare prosegue, mormora, ti amo, ti amo, ti amo. Oh, il mormorio del mare. Beato chi ci può andare al mare, beato lui, ecco. E ogni goccia di acqua sono tasti che armonizzando tra loro formano le più belle armonie del mio infinito ti amo. Chi c'ha una barchetta e se la fa un giro in barca, beato lui, farlo con questo spirito non è la stessa cosa. Chi può andare al mare e farsi un bagno fatto con questo spirito non è la stessa cosa. Cioè, è un atto santo anche una cosa come vogliamo chiamarla, profana, vogliamo chiamarla molto feriale, molto comune, molto, se vogliamo, mondana, no? Le piante, le foglie, i fiori, i frutti hanno impresso il mio ti amo, sicché la creazione tutta porta all'uomo i miei ripetuti ti amo. Continuazione. E l'uomo quanti miei ti amo non tiene impressi in tutto il suo essere. Ecco qua, andiamo dentro di noi. I suoi pensieri sono suggellati dal mio ti amo, il palpito del suo cuore che gli batte in petto con quel misterioso suono, tic, 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 è un mio ti amo non mai interrotto, che gli dice ti amo, ti amo. Poi abbiamo un sacco di applicazioni, no? Quelle che misurano i battiti cardiaci, ci stanno gli smartwatch che ti fanno l'elettrocardiogramma, d'accordo? Ci sono i messaggi digital touch che possiamo mandare con certe cose, perdonatemi, faccio un po'... E si può proprio con i due polpastrelli mandare il battito cardiaco, cioè farsi attenti anche al cuore, basta che mettiamo due dita sulla vena del polso della mano sinistra e lo sentiamo questo tum tum, se ce la mettiamo sul petto, no?
Quello non ti ama un interrotto di Dio, ma noi ci pensiamo, l'ho detto anche altre volte, ma spesso facendo questo ciclo di catechesi ripeteremo più spesso le stesse cose, insomma, no? In forma, come dire, diceva Sant'Agostino, sempre antica, speriamo anche un po' nuova, no? Il cuore umano è una cosa meravigliosa. Il suono, d'accordo? Ma poi lo spettacolo che fa, come aumenta i battiti, diminuisce, è uno spettacolo a seconda di come ci muoviamo, del tipo di sforzo che stiamo facendo, è uno spettacolo, ma è uno spettacolo divino. Cioè, io penso che il nostro Signore sarebbe molto contento se noi veramente diventassimo, forse per questo Gesù dice, se non diventate come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Noi dovremmo essere proprio, come si chiama? Capaci in continuazione, questi bambini che imparano le cose, no? E di dire al nostro caro Dio, dice, ma che ti sei inventato? Ma guarda che hai combinato, ma guarda che hai fatto, d'accordo? Mamma mia! Ecco. E l'uomo quanti miei ti amo contiene impresso in tutto il suo essere. Le sue parole sono eseguite dal mio ti amo, attenzione, questo non vuol dire che tutte quante le cose che diciamo sono da Dio benedette, no? Ma l'atto stesso del parlare, perché anche il parlare, il prodigio che sono le corde vocali, ma anche il prodigio della parola, perché le corde vocali sono attivate da una serie, io non sono un anatomo, già qui qualcuno scrive nei commenti in diretta arteria radiale, non vena, cioè. Io vado terra a terra, alzo il polso, metto due dita qua, ecco, a me mi sembra che questa sia una vena, insomma, però non sono un anatomo, insomma, spero che si capisca, insomma, che su queste cose, salvo qualche reminiscenza di scuola, ci si muove a livello, come dire, empirico, no? Ma le corde vocali sono uno spettacolo, l'azionamento delle corde vocali è uno spettacolo, no? Anche l'elaborazione del pensiero che diventa parola è uno spettacolo. Allora, vivere nella divina volontà significa farsi attenti a questo spettacolo continuo. Noi stiamo, capite? Noi stiamo sotto spettacolo, ininterrotto, pure quando dormiamo stiamo sotto spettacolo. Quando dormiamo stiamo sotto spettacolo. Ricordo che negli scritti raccomanda il nostro Signore di fondersi con la divina volontà prima di dormire, perché possiamo sentire nel dormire il riposo che porta la vita nella divina volontà e portare questo riposo della divina volontà a tutte le creature. I suoi modi, i suoi passi e tutto il resto contiene un ti amo, muovere una mano, muovere un arto, camminare. Anche quando ci facciamo qualche bella camminata, chi va in montagna a farsi qualche bella camminata, ma anche chi esce a farsi una passeggiata sotto casa che porta a spasso il cagnolino, insomma, no? O chi, beato, lui si fa una bella passeggiata, quando ero giovane piaceva tanto, insomma, sul bagnasciuga. Sono delle cose meravigliose, cioè, sotto questo punto di vista, noi dobbiamo riscoprire anche la bellezza delle cose belle e sane, eppure anche perché divine della vita terrena, ecco, ricordando che sì, certamente qui sulla terra Dio vuole che lavoriamo, Dio vuole che portiamo la croce, per carità, noi siamo comunque in condizioni di essere ancora viatori, non siamo ancora nella patria. Guardate che in paradiso tutte quante queste cose saranno vissute all'ennesima potenza e molto di più, ecco, di quel piccolo barlume di cui però possiamo ancora godere nonostante, come dire, lo stato abbastanza decaduto in cui si trova la nostra natura e il creato stesso a causa del peccato dell'uomo. Ora sentiamo la conclusione di Gesù e poi concludiamo anche noi, che è ora. Eppure in mezzo a tante onde del mio amore non sa elevarsi a darmi il contraccambio del mio amore. Quale ingratitudine e come il mio amore ne resta dolente. Perciò, figlia mia,
ti ho scelta come figlia del mio volere, affinché difenda i diritti come figlia fedele del Padre suo. Attenzione a quello che dice Gesù, In mezzo a tante onde del mio amore, non sa levarsi e darmi il contraccambio d'amore. Quindi, cioè, eppure, attenzione, la gente ci va al mare, urca, la gente va ai monti, urca, la gente fa sport, ha voglia, la gente, che ne so, se vede un bel film, ha voglia, cioè, la gente si gode, come dire, le cose belle della vita, molte volte ne fa un idolo, molte volte ne gode fuori della volontà di Dio, ne gode malamente, in questo consiste il peccato, eccetera, eccetera, no? Ma nessuno riconosce in quello di bello che vive il ti amo di Gesù e tantomeno lo ricambia. Ma quello, quella cosa è questo, d'accordo? Figlioli miei cari, cioè il mio amore vuole assolutamente il ricambio dell'amore della creatura, cioè vuole essere riconosciuto e ricambiato. Il fondamento dei giri nella divina volontà è sempre solo questo. Quindi nella mia volontà troverai tutti i miei ti amo e tu seguendoli imprimerai il tuo nel mio ti amo per te e per tutti. Guardate che Gesù tante volte ha detto che nella sua vita terrena stava sempre a fare sto lavoro. La Madonna stava sempre a fare sto lavoro. A lui si è stato chiesto di fare in continuazione questo lavoro proprio perché non lo fa nessuno. Cioè, ma quanti esseri umani sono vissuti sul pianeta Terra per quanti anni di vita? Cioè, immagina della persona che campa 80 anni, si gode tutte quante queste cose, quante volte ha visto sorgere il sole, quante volte ha visto le stelle? Zero! Quindi quanti secondi ci stanno in 80 anni di vita di un essere umano, quindi quanti atti mancati, e quanti esseri umani ci sono stati? Poi ce ne stanno 7 miliardi, d'accordo? Proviamo a montare 7 miliardi per 80 anni, per i secondi di vita che stanno in 80 anni, quanti atti ci stanno da fare? Non si sa, capito? Tantissimi. Ecco, i vuoti di cui parla Gesù, no? nella divina volontà, purtroppo. Quindi nella mia volontà troverai tutti i miei ti amo e tu seguendomi primerai il tuo nel mio ti amo per te e per tutti. Oh, come sarò contento nel vedere l'amore della creatura fuso col mio. Perciò ti do il mio volere in tuo potere affinché quell'amore che ho dato nella creazione, una creatura, almeno una, difendendo i diritti del mio amore, meno li cambi. Ecco la bellezza. Bene, ci possiamo fermare che siamo arrivati, sì, alla fine del limite massimo. Quindi mi raccomando, chi ha sentito queste cose, a prescindere da chi le ha dette, magari ne faccia, se crede, un pochino di tesoro per poter vivere una grande estate, una bellissima estate. Un'estate che possa essere santificante, ma come possiamo, quando sentiamo questa parola, ecco, non agitarci subito, santificante, quindi che dovrò fare? Dovrò soffrire, dovrò andare su qualche croce? Attenzione, ribadisco che c'è anche questo, d'accordo? Però ecco, santificante è anche quello di cui abbiamo parlato oggi. E la Divina Volontà è santificato tutto. D'accordo? Non solo la preghiera, il sacrificio, i sacramenti, la penitenza, come ho detto, tutte queste cose qui che comunque ci sono, restano e devono essere vissute, ma anche tutte quante le cose belle della vita che il Signore ci ha dato perché ne potessimo attraverso lo riconoscere il suo amore, accoglierlo, goderne e ricambiarlo. Bene, Dio vi benedica a tutti, alla prossima, ci teniamo aggiornati con i canali che vi ho accennato. Dio vi benedica. Ave Maria.